Venditalia 2016 è l'occasione dei festeggiamenti, i 60 anni di Enrico Zoppas per Acqua Minerale San Benedetto, i 100 anni per Caffè Pera, i 20 anni per Acem, proprietaria del marchio Flymax. E qui con noi c'è un vecchio amico, il signor Gianpaolo Mandretti. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao a te, tutto bene? Sì, grazie. Che è l'amministratore unico di Flymax, un marchio che si è andato sempre più affermando in Italia, ma soprattutto all'estero. Voi siete molto, molto capillari e presenti in Australia, per esempio. Australia, Nuova Zelanda, esatto, paesi arabi, anche tutta Europa, diciamo anche. E allora Gianpaolo, tu te ne stai qui in sordina, nel frattempo tanta gente viene allo stand, si informa e dice questo come funziona. Tu fai delle macchine belle, belle ed efficienti. Soprattutto customizzate a seconda del cliente e delle esigenze del cliente. Questa è una delle caratteristiche che pochissime aziende costruttrici riescono a garantire a un costo assolutamente basso. Il costo siamo pari con l'altra concorrenza, non abbiamo costi eccessivi. Quest'anno presentiamo giustamente la macchina a due macinini. La macchina è totalmente touchscreen possiamo tranquillamente avere due tipologie di caffè per le esigenze di tutti i torrefattori. E poi, oltre a questa macchina, presentiamo anche il modulo vapore totalmente elettronico. Questo modulo vapore viene affiancato alla macchina tradizionale, laddove non esiste il latte fresco, il cliente ha la possibilità di affiancare questo modulo vapore risparmiando anche soldini, che sarebbe questo. Eccola qui, la vediamo. In realtà questa è una macchina che parrebbe più grande rispetto a quello che è il mestiere che deve fare. In realtà questa è una macchina che ha una caldaia da un litro, una caldaia in acciaio inossidabile da un litro e due, con tutta totalmente elettronica, regolabile soltanto dall'esterno tramite i due pulsanti, dove possiamo aumentare e diminuire il latte nel brico, la temperatura del latte nel brico e anche la caldaia, la temperatura della caldaia per avere più pressione o meno. Quanta professionalità in pochi centimetri cubici. Beh, pensate che Gianpaolo Mandretti qualche anno fa ha avuto un'idea brillante insieme ad alcuni partner esteri. E da lì è uscita fuori un'iniziativa che è quella legata a dei distributori customizzati diretti al pubblico che ama il naturale, il salutistico. Ama soprattutto il salutistico, e proprio questa mattina è arrivato da noi il dottor Bertuzzi, che è un luminario di chiara fama, dove ha tenuto un piccolo meeting per spiegare le proprietà del tè verde e di tutte le tisane. Quest'anno abbiamo voluto fare un restyling delle macchine delle due porte, in modo che siano più attraenti e diano più la sensazione di bere una tisana realmente vera, real time. E allora, le macchine, come potete vedere, sono dei distributori automatici totalmente automatici di tè in foglia. In questo caso non premiamo i pulsanti, perché in questo momento fa troppo caldo, andrebbe sciupata la bevanda calda e francamente ci dispiacerebbe molto. Col caldo che è arrivato oggi, amici, credeteci, siamo messi veramente un po' maluccio. Vieni qui. Allora, passiamo da quest'altra parte, perché parlando poi di esigenze per quando fa caldo, tu che cosa ti sei inventato? Mi sono inventato, nel telaio della nostra macchina modello, chiamiamolo F3, abbiamo cercato di mettere tre bag in box per fare i succhi freschi, pronti al momento, refrigerati. Ecco, la macchina, amici, è questa qui. Questa è una macchina che va a erogare fino a tre succhi
sempre uno per volta, è destinata alla prima colazione, no? Colazione Horeca, esatto, nel settore Horeca, laddove il ristorante avesse bisogno di questi appunto tre bag in box, tre succhi, ecco pronto, basta pigiare il tasto e siamo pronti. L'erogazione dura pochi secondi. Beh, io in questo caso ho inserito l'ananas, proviamo a premere arancia rossa, in pochi secondi, eccola qui, sta uscendo l'arancia rossa, devo dire che ecco qui, il prodotto appare decisamente consistente. No, soprattutto anche uniforme, perché abbiamo un sistema all'interno di miscelazione dove viene lavorato bene il prodotto prima di entrare nel bicchiere. Di conseguenza è un prodotto valido. Soddisfacente ed è stata molto ma molto apprezzata questa macchina. E allora Giampaolo, no, la produzione Flymax non termina qui, perché avete tantissime cose nel vostro catalogo che è molto molto ampio. Diciamo agli amici di vendintv.it in che modo poter fare per contattarti, per avere contatti con la Flymax e chiedere magari un contatto commerciale. Allora, non fanno nient'altro che andare su internet www.flymax.com e là ci saranno tutte le istruzioni del caso, come contattarci. Quindi mi chiamo Tizio Caio, vorrei entrare in contatto con voi perché desidero avere dei rapporti commerciali, questo è il mio numero telefonico, questa è la mia email, contattatemi e loro vi contatteranno a breve. E dunque festeggiamo questi 20 anni brindando con arancia rossa e succo d'ananas, amici. Senza le bollicine. Evviva i tuoi 20 anni commerciali di Flymax. Grazie a tutti voi. Arrivederci al 40°. Speriamo. Arrivederci. Noi continuiamo.